Sì, ma lo ne parlavo un momentino, ma lo posso anche riprendere perché fa parte di quelle cose che prima o poi si incontrano, c'è poco da dire. Allora, voi sapete che l'antroposofia è un'entità, la Sofia, no? L'entità spirituale, femminile, mariana, la Sofia. La Sofia oggi si chiama antroposofia. Va benissimo. Allora, qui scrivo l'entità antroposofia. Entità. Poi sapete che c'è la società antroposofica che è quella che porta nel mondo i frutti di questo e la metto qua, la società. Qualcheduno lo sa che lo Steiner solo l'ultimo anno è diventato presidente della società, lui non era mai socio e anzi aveva proposto, voleva chiudere la società tedesca di Germania per la profonda deviazione e poi va bene. Quindi lo Steiner era qua. Questo era il posto dello Steiner, che prendeva dall'entità e portava nella società. Questo c'ha un nome, questo ruolo, via il nome Steiner, si chiama movimento. Il movimento antroposofico. Quindi è l'entità, il movimento e la società. L'entità ogni 100 anni cambia libro, perché c'è il Bodhisattva e tutto quanto, quindi diciamo che siamo in un libro nuovo. Scopo del movimento è indagare e portare giù. Questo è lo scopo del movimento. Ora nel movimento sono quelli che sono di seconda generazione. Quei famosi che hanno già ascoltato la prima volta 100 anni fa, sono andati su. Rendetevi conto che andare su e tornare giù, diciamo che non saranno tutti morti proprio il giorno il 25, no? Del secolo scorso. Quindi, hanno fatto di post mortem 10-15 anni? Eh sì, 20-30, to, va bene. Quindi vuol dire andare su e tornare giù, sono famosi, tornati giù con una velocità spaventosa, hanno preso quello che potevano prendere e quindi sono dei problemi perché, come dire, hanno delle lacune, mettiamole così, oppure delle altre forze. Il problema è che nel sistema adesso che c'è, la società si è fatta depositaria del tutto e se tu proponi qualcosa nel movimento ti fanno fuori. Ti fanno fuori non fisicamente, ma ti vieni emarginato o emarginata e quindi il sistema non c'è più questa alimentazione e quindi hai le figlie, cosiddette le figlie dall'agricoltura alla pedagogia all'arte, che stanno morendo. E ben che vada entra un'altra entità, perché non c'è il voto, no? E questo è il dramma che stiamo vivendo. Perché chi si è collegato, chi vive questa cosa e ce l'ha dentro di sé, questo è un dramma. È un dramma che quindi si arriverà anche lì a quel punto zero e poi vedremo. Quindi questa è la situation. Tiriamo via, adesso si riprende, che tanto. Però questa parte la posso lasciare Sì, questo sulla. qui l'ho anche detto, non è che lo dico voi, l'ho anche detto in società antroposofica, sappiatelo. Ci si rimbocca le maniche e si cerca di fare quel che si può. Tutto in webinar, tutto gratis, si può cercare di fare quello che si può. Allora, o ti lamenti, che lo puoi anche fare, però non hai risolto niente, oppure ti rimbocchi le maniche. Ma bisogna andare su, da questa entità che è lì pronta a darci tutto. Ah, non sono parole mie, ma è stato dato un nome al rinnovamento dell'antroposofia. C'è l'entità antroposofia ha dato un nome al suo rinnovamento. E non sono parole mie, quindi ha chiamata l'antroposofia illuminata. Ci vuole una nuova luce che rischiari l'entità antroposofia. Non che lei ne ha bisogno, chiaro, ma una nuova luce può manifestarsi, come abbiamo visto l'adombramento, no? Una nuova effusione di luce e gli ha dato il nome, è l'epoca, è il momento dell'antroposofia illuminata. E quindi da sopra lo sanno, sta scendendo e vediamo se troviamo cuori umani e volontà, perché adesso è l'epoca della volontà, perché ho detto si arriva alla volontà. Diciamo che andiamo avanti perché se vado avanti su questo argomento ho detto già fin troppo. Allora, secondo il versetto 17 abbiamo letto lo spirito della verità, che
che lì ci siamo fermati. Non lo sto a spiegare perché fa parte dei paracliti. E i paracliti, qui c'è nel testo qualcosa del paraclito, però è più complicato perché questo qua io l'ho scritto 15-20 anni fa, ce n'è di più, non è sbagliato, c'è di più. Quindi lo lasciamo fermo. Quando finiremo ancora un capitolo, sto paraclito. Perché è più complicato. Ecco. L'umanità ha il paraclito di 1000 anni fa, 2000 anni fa, scusate, e come si suol dire, non corrispondente a quello che è successo, perché c'è stata una manipolazione. E andiamo avanti, cerchiamo di portare un po' di luce, lo faremo, ma li vediamo tutti insieme. Quindi mai siamo spregiudicati, ci proviamo, di sicuro ci sarà qualcosa di più da fare, qualcosa ancora da approfondire, però una lampadinetta piccola in più l'accendiamo, ecco, un abat-jour l'accendiamo almeno, no? Perché qua parla di spirito di verità, che è quello che lui ha portato agli apostoli la domenica sera. Allora, se il paraclito è arrivato 50 giorni dopo, non è quello che lui ha portato la domenica sera. Se te lo porto la domenica, dopo 50 giorni, allora è chiaro che è un altro, no? Allora, quanti sono? Capite? Noi dello spirito della verità speriamo che ci sia. Ma ce l'ha portato subito, ce l'ha portato. E poi è iniziato l'insegnamento dei 40 giorni, via verità vita. Quindi via verità vita si inserisce nello spirito di verità, è come dire, è un insieme che prenderà questi tre colori, ma questi tre colori diventeranno tre paracliti ancora, diventerà tutto un mondo, come dire, più articolato, perché paraclito vuol dire aiutatori. Se io ho compreso quella che è la via, è un aiutatore che con cui mi sono collegato. L'essere della via, l'essere della verità, l'essere della vita, se sono in me, è un paraclito, nel concetto di paraclito, chiaro? Non pensate il paraclito, quello là. Ho detto, si incomincia con la madre. Quindi dobbiamo entrare nel paraclito, cos'è? Che dal mondo spirituale ci stanno aiutando. E sono tanti, molti di più che quel paraclito là, che non togliamo niente, per carità, ma molti di più. E questa è la grande tragedia, perché avere degli aiutatori e tu non lo sai, quindi loro possono solo fare poco, perché grazia su grazia, se io non li ringrazio, capite, grazia su grazia, e io non so niente, loro sono lì, pronti, ma se io non ho la capacità di primo conoscere e quindi mettere in pratica e quindi ringraziare, loro magari mi mettono, fanno capitare qualche, un fogliettino con qualche riga da qualche parte per dire, cercano di stimolarmi, però diciamo in genere siamo un po' di corsa, un po' come dire che non abbiamo questi momenti di riflessione e scappa via. E quindi lo faremo, per quello dico, siccome è arrivato, però non lo voglio sviluppare, anche se ne sto parlando, introduco e ci arriveremo bene, almeno io spero che ci arriveremo bene. Adesso facciamo parlare Silvia, così Enzo tace. Dai! Vedi che ce lo dice subito, dai, 18. Giovanni. Non vi lascerò orfani, vengo presso voi. Ma devi cercarlo, vengo presso, ma tu quel passetto devi farlo tu. Capite? Sì, bisogna essere attivi, alla fine è la volontà. Beati gli uomini di buona volontà. Cosa vuol dire buona volontà? La volontà è indirizzata al bene, sì, ma sono ancora parole. Deve, a un certo punto la tua volontà deve partire da sotto, salire inconsciamente, viene il momento che man mano che si avvicina al cuore passa per il plesso solare, passando per il plesso solare dove c'è Ara, ma lì c'è un'altra entità, se tu hai fatto risorgere il tuo Adamo, in questo passaggio lui si sublima e diventa amore, perché la volontà è amore sublimato. Quindi se non si parte dalla volontà non arriverai mai a quell'amore. E devi partire dalla volontà, ma la volontà è un mistero. E allora devi partire dalla testa per arrivare al cuore. E poi c'è una cosa, chi conosce un po' di chiamiamola medicina o altro antroposofica, sa che la testa è legata alla luna come organo, il cervello.
luna seconda è la riproduzione luna prima. Luna prima è la riproduzione sessuale, chiamiamolo soprattutto l'apparato, e si dice concepire, no? Ho concepito questo, è lo stesso verbo, per fortuna. Quindi, lavorando nella testa, triade del capo, misteriosamente, perché non è della nostra coscienza, si lavora sotto. Capite? Luna, luna. Ma io comincio da questa, che è la luna morta, perché si comincia da questo. Perché se no cosa fai? Tantra yoga, cosa fai? Capisci? Quindi misteriosamente il lavoro che io faccio qua di modificazione del cervello agisce sotto, che è il primo chakra, ma non mi interessa il chakra, chiamiamolo volontà. Poi man mano che il tuo processo di coscienza scende, cominci a collegare pensieri è il pensiero cristico, sono i nessi, e cosa succede? Che sei salito in Mercurio, da Luna sei passato a Mercurio. Man mano che tu hai questo elemento di apocrino, ma è come lo dice qua, il parlare per sviluppare discernimento, cioè un parlare non per battere la mia idea contro la tua, cerchiamo la verità insieme. Questo è Venere, la venerazione, e allora abbiamo i reni, capisci, quella famosa cintura, e non mi interessa Ara, non mi interessa Ara, non mi interessa il primo, secondo e terzo chakra, mi interessa che questa volontà pian pianino sta salendo, perché sta salendo. Troverà il mio androgeno, il mio Adamo, porterà nuova vita nel profondo di me e quando arriverà nel mio cuore nutrirà il quinto ventricolo. E il mio quinto ventricolo si espanderà come forza di amore fino all'infinito. Questo è il lavoro. Si comincia da qui. Però capite, misteriosamente, perché fuori dalla mia coscienza, agisce sotto. Le antiche iniziazioni, e non c'è ancora ad oggi, si chiamano gesuiti, che partono dalla volontà. Gli ebrei cosa avevano come iniziazione? Pensare e volere. Per cui il cuore non c'era. Occhio per occhio, dente per dente. Occhio perché devo capire. E poi c'è per occhio, capire. Quindi la parola perdono nella Bibbia non esiste, è la parola perdono. Quindi l'antica iniziazione era questa. Benissimo, adesso è cambiato. Quindi è cambiato e si tratta di sviluppare queste forze del cuore che non è il fine è tornare nel padre, ma per tornare nel padre devo arrivarci con l'amore, non con la conoscenza. Con la conoscenza è la via, ma devo arrivare alla vita, quindi la via, comincio a comprendere, a studiare e misteriosamente, lo dirò mille volte, diciamo, quindi non è fine a se stessa. Fine a se stessa è quando fai, ripeti come un pappagallo quello che c'è scritto e ti dicono bravo, quello che ho detto prima. Capite? Io, come uno che l'ho già detto, si chiamava Prokofiev, non so come facesse a mettere insieme tutte quelle mille informazioni, faceva un ipertesto e con quell'ipertesto lui ha fatto, virgolette, carriera. Da partenia, che quindi non conto niente, per carità, però in quell'ipertesto, quando lui, se state attenti, se leggete con attenzione, c'è lui che riporta tante cose, ogni tanto dice qualcosa di suo. Non so come siete rapporti con Prokofiev. Quando dice qualcosa di suo, quasi sempre la canna, come si dice, cannato. Ecco. Perché lui ha questa capacità, vorrei dire, da scriba, ecco, mettiamolo così, ma il lavoro di indagine è proprio, non c'è, totalmente. E quindi poi da parte mia dico basta, perché stare lì ogni volta a stare attento a cosa dici basta. E questo però fai carriera nella lettera morta, perché mi prendi insieme tutto quello che ha detto Steiner, la lettera morta, Gerusalemme e a Betlemme quando ci andiamo. Si nasce e l'uomo spirito, quindi la preparazione è Betlemme, non è Gerusalemme. Chiaro? Noi abbiamo fatto una Gerusalemme e è ora di dire basta almeno. La prima volta che dico sta roba così, non so oggi cosa è capitato un po' così, non lo so, boh. Ma visto che qua ne abbiamo una quarantina che hanno gli attributi, ragazzi miei, è ora di tirarli fuori perché c'è da fare. Beh. Silvia, tu stavi leggendo, no? Sì. Allora, non vi lascerò orfani, vengo presso voi. Ancora un poco ed il mondo non mi avrà più nella coscienza. Voi invece mi avete nella coscienza.
poiché io vivo spiritualmente e anche voi vivete spiritualmente. Quindi se io sviluppo una coscienza di come stiamo parlando adesso, avrò sempre Cristo in me. Anche se lui, per motivi suoi, che vuol dire che l'epoca materialistica, non mi avrete per un po', è l'epoca materialistica. Noi siamo nell'epoca, perché dopo tornerà come Cristo eterico, no? È necessario che l'uomo passi per il materialismo. Eh? Allora, noi parliamo male del materialismo, sì, dopodiché siamo pieni di materia, quindi siamo ipocriti. Bisogna comprendere che il materialismo è necessario per arrivare a quel fondo, toccare quel fondo, poi c'è chi va oltre nel fondo e si innamora di questo e avrà l'ottava sfera, e chi invece torna su. E questo, l'epoca è questa, della cosiddetta divisione dell'umanità, che avete già letto da qualche parte. Quindi lui si ritirerà perché ci lascia questo spazio di libertà. Dobbiamo arrivare a comprendere, a compenetrarci di materia, perché lo Stein lo dice chiaro, il problema del materialista è che non conosce la materia. Se faremo un corso di omeopatia, si comincia parlando della materia. Cioè, cosa vuoi fare? Devi portare la rarefazione della materia per portarla verso l'origine? Sì. Ma se tu fai una D o una C, una decimale e una centesimale, cosa succede quando, nella trasformazione della materia? Cosa succede quando fai dinamismo in un modo o nell'altro? Devi sapere che ogni tuo gesto, ogni tua azione modifica il passaggio della materia. Ma se non sai cos'è la materia, allora siamo dogmi. Ah, vabbè. Dogma? A me non interessa. L'ho già conosciuto il dogma. Quindi capite, il problema è conoscere la materia. E stiamo qui nella materia finché non l'abbiamo conosciuta. Tu sei ripetente in quella classe finché non hai capito le equazioni di terzo grado. E ti fanno ripetere. Anzi, tre volte poi ti buttano fuori. Perché non puoi ripetere all'infinito la stessa classe, no? Ecco, quindi noi siamo qui e dovevamo già aver superato, siamo un po' indietro, superato tutto questo perché non comprendiamo la materia. E per assurdo il mondo ufficiale conosce molto di più la materia di chi doveva fare l'indagine spirituale, perché lo dico sempre, la fisica quantica è proprio puro spirito. Tradotto in materia quantica come la materia scura, quelle cose lì, sono più avanti, solo che poi lo leggono con occhi materialistici e noi non rispondiamo, e questa è la tragedia. Non rispondiamo, non abbiamo saputo rispondere per quella roba là, e quindi abbiamo lasciato fare, perché se tu non ti ergi spiritualmente, ricordatevi quando il demone mongolo agisce ogni 800 anni, quindi è stato Attila che è venuto in Italia sul Mincio e l'ha fermato Papa Leone, è venuto Gengis Khan 800 anni dopo, è stato fermato in Germania da una santa che non ricordo mai il nome, quindi un papa da solo ha fermato Attila. Gengis Khan, una donna da sola l'ha fermato, perché la storia dice, si sono visti, il Papa ad esempio, c'è più scritto, con i suoi paludamenti, con i suoi cardinali che erano 10-15, non come adesso, quando Attila ha visto un Papa portatore del Cristo, ha girato il cavallo, sparito, e la stessa cosa ha fatto Gengis Khan. Quindi o sorge una cultura e una manifestazione cristica nell'Europa che aveva il compito di essere il terapeuta del mondo, oppure sarà massacrata, perché chiaramente non è che poi c'è l'attesa infinita. Sei un terapeuta, se non sei il terapeuta diventi la sorgente di tutte le malattie, e questa è un po' la nostra tragedia europea. Poi in questo c'è l'Italia, che ha un compito ancora particolare nell'Italia, perché quando lo Steiner dice se la Germania fallisce, toccherà l'Italia in altro modo, che sarebbe il modo artistico. Allora io aggiungo, questo lo aggiungo io, siccome siamo nel centro Europa-Italia, capite, continua con l'Africa, il futuro è l'Africa, e stanno venendo qua. Ma stanno venendo qua e noi interpretiamo tutto questo nel modo più sbagliato possibile, per cui di sicuro non è un arricchimento. Capite? Noi interpretiamo in termini razziali, poi lasciamo stare la politica come ci zuppa il pane, no? Chiaramente, quindi l'ultima possibilità è l'Africa.
Quindi portare un discorso antroposofico in Africa. Come? Come fai a portarglielo? C'è un unico modo. L'agricoltura. L'agricoltura, perché l'agricoltura passa. E quindi c'è tutto un discorso che qualcuno sa che, diciamo, io ho... c'è un mio file sull'arido desertico che sono arrivate sulle 500 pagine, file mio interno, non divulgativo. Cioè tutto quello che, in modo che di poter dire andiamo ad aiutare. E se gli fai quel mezzo miracolo che gli dai da mangiare, puoi dirgli quello che vuoi. Anche perché in realtà hanno già una sensibilità che noi non abbiamo. Una sensibilità. Come anche in Sud America. Basta, ho detto anche questo. Quindi ragazzi miei, c'è da fare. Tanto, bisogna portare un impulso spirituale in Africa. Lo sapevo anche in antropologi, nel senso che Sekem... Ah, se, ma Sekem, sai cosa sta? No, lo so, è legato lì, però vuol dire perché c'è la potenzialità di questa cosa qua. Sì, ma del discorso antroposofia non so cosa sia rimasto, Però lui... Sì, ma lo so. Perché a forza di fare compromessi alla fine non c'è più niente, no? Ma c'è la desertificazione in Africa. Sì, anche da noi. Sì. Ma noi stiamo adesso in Messico, noi stiamo cominciando a lavorare nei deserti e stiamo cominciando a coltivare. La sabbia sta avanzando. Sì, ma c'è un motivo. Qual è il compito del deserto? Qual è il compito del deserto? Perché ci sono i deserti? I deserti servono per punto di entrata delle anime quando scendono. Quando le anime scendono sulla terra, mirano i deserti e poi da lì vanno dove vanno. E ogni continente c'è il suo deserto. La Spagna, chi si è girato la Spagna, quando sei al centro della Spagna, io mi ricordo qua, ma se buco cosa succede qui? Perché veramente è così. Bene, quindi ogni continente, diciamo, c'è il suo deserto che è il punto di atterraggio, di richiamo per le varie anime e poi si spartiscono. Bene, allora riguarda la vita. Ma quali sono le nove oasi del deserto? Chi ha oasi qua dentro? Quelle che facciamo noi? Eccole qua. Quelle saranno le forze che vincono il deserto. Sappiatelo che siete depositari di un qualcosa che si chiamano oasi, che sempre di più crescerà e permetterà di portare vita nel deserto. Ma il deserto c'è anche qui, anche in Veneto per dire, o dove volete. Sono terreni steriliti che praticamente è un deserto, capito? Quando dove non cresce più niente, che c'è qualche erbaccia, ma non è economico. Boh. Allora bisogna lavorare lì e le oasi saranno lo strumento. Ce ne sono in giro un centinaio, sono in 10 paesi del mondo che siamo arrivati fin lì e c'è da lavorare. C'è da lavorare, perché le oasi sono in collegamento con le regioni cosmiche. Non è più zodiaco, non è Via Lattea, capisci? Sono le regioni cosmiche che il suo padre, quando diceva, c'è già questa forza. E quindi è necessario che uomini si mettano come strumento, perché sennò tutto si ferma, per portare questo impulso di vita. Via verità, vita. Non è via verità, vita. Devi arrivare alla vita. E la vita ha la capacità di moltiplicarsi. Quindi crea un'oasi che diventano due, che diventano cinque, che si allargano. Non abbiamo, secondo me, nella mia opinione, non abbiamo altre possibilità. Perché tu ti presenti in Africa con la medicina, con la pedagogia, non ti fanno entrare. Però se parli di agricoltura non possono dire proprio di no, capisci? Perché lì è la base, la gente fa rivolta. Ecco. Quindi e non puoi portargli neanche la pedagogia, non puoi portargli quelle cose lì direttamente. Perché ti scontri con qualcheduno. Ecco, allora l'agricoltura... Poi prodotti a costo zero. Bene, Silvia, ma perché non leggi più niente? Me lo chiedo anch'io. Sono pigra. Siamo al 20, vero? Speriamo. In quel giorno voi discernerete che io nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Tutto è uno dell'infinita molteplicità, anche in Dio. Scusate, essere uno vuol dire essere in Dio. E se io sono in Dio e mi muovo con onestà, diciamo un'altra parola, in onestà, e se porto un processo di vita, cos'è che il Padre dice di no?
no, non ti aiuto. Cioè, porti vita, che lui è vita, tu porti un progetto di vita e tutte le forze che ti aiutano. Però se nel progetto di vita devo farci la cresta, mi capite? E allora sei nel mondo, sei nella logica del mondo e non funziona. Occupati di cose dello spirito, tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù. Silvia, coraggio, dai. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quegli è chi mi ama spiritualmente. Ma chi ama spiritualmente me sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò spiritualmente ed a lui manifesterò me stesso. Bene. Quali sono i suoi comandamenti? Amare il prossimo tuo come te stesso. Ecco, fine. Quindi non è che deve impararne 10 a memoria, no? Ecco. Ma è un avverso spiritualmente vicino all'ama. Perché ci sono 4 livelli di amore. C'è Eros, Fileo è l'amore familiare, Agapeo, che è l'amore spirituale, e poi c'è il più uno, che è l'amore incondizionato. L'amore incondizionato è sopra l'amore spirituale, perché lo spirito è già una condizione. Ho detto che oltre lo spirito c'è altro. Amore incondizionato, qualsiasi cosa che arriva va bene, qualsiasi cosa che mi arriva da fare si fa. Chiaramente deve dire dalla parte giusta, insomma, no? Vi ho citato quella storia di quando là c'era il maestro indiano che baciavano la macchina, no? Io ho avuto delle remore, dico, ma cosa vado a fare, aiutare questi qui, cioè, di fargli il progetto, dico, ma non sono cristiani, capisci cosa? E andando a parlare con quello là di Padova, mi fa, ma tu vai a fare del bene o no? Sì. E allora mi ha smontato completamente, no? Perché io dico, cattolico, quelli lì, quel maestro lì, bacia la macchina, cosa c'ho che fare io con quelli lì, no? Vado a incentivare quel sistema. No, tu vai a fare del bene, basta. Basta, tira via tutte queste forme, tu vai a fare del bene, basta. Se anche le righe sono storte, si scrive dritto e qualcosa succederà. Lo dico per tutti noi che alle volte diciamo, ma io sono per i miei, per i tuoi, chi sono i miei, chi sono i tuoi. Tu fai del bene. Fine. Fine. Tutto il resto sono strutture che noi ci facciamo. Ho vinto il primo premio internazionale, il miglior progetto, no, veramente, miglior progetto con il capitolato dell'ONU, miglior progetto di trasmissione di energie, sistemi innovativi nel terzo mondo. Me l'hanno premiato, poi non l'hanno messo in pratica. Però c'ho sto premio lì che preme. Va bene. Gli dice Giuda, non l'Iscariota: Signore, che cosa è divenuto per cui stai per manifestare te stesso a noi e non al mondo? Questo è Giuda Taddeo, capite? Sono titoli, va bene. Gli rispose Gesù e gli disse: se qualcuno mi ama spiritualmente, custodirà il mio verbo, ed il Padre mio lo amerà spiritualmente. E presso di lui verremo e creeremo dimora presso di lui. Quindi insieme al Cristo si può fare una dimora al Padre, quindi avremo casa nel Padre, si torna su. Chiaro? Però deve conservare i suoi verbi, ossia quello che lui ci ha detto, e il suo appena detto il mio comandamento è questo, con tutti i limiti umani, perché siamo umani, non dimentichiamolo, cerchiamo di fare il possibile. Chi non ama spiritualmente me non custodisce i miei verbi, e il verbo che udite non è mio, ma di colui che mi mandò, del Padre. Queste cose ho balbettato a voi, rimanendo presso di voi, e il Paraclito, lo Spirito, il Santo... Non è più lo Spirito di verità, è un altro, capite? Fine. Non interrompo più. Che manderà il Padre in nome mio, quello vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi dissi. È complicato il mondo dei paracliti, però
Quindi verrà uno che ci insegnerà ogni cosa. Benissimo. E allora questo nuovo impulso che deve scendere, arriverà uno spirito paracleto che ci insegnerà ogni cosa. Sarete tutti istruiti direttamente da Dio, no? Bene. Ti metti lì e dici, sono qua, carta e matita, e comincia. E comincia questa istruzione. Pace vi lascio, pace la mia vi do, non come il mondo dà, io do a voi. Non sia turbato il cuor vostro, né si impaurisca. Allora, perché turbato vuol dire Lucifero, paura vuol dire arimare. Quindi mantenete questo cuore saldo, perché sennò il quinto ventricolo non l'avrete mai. È chiaro? Se il quinto ventricolo nasce in quella parte sopra, che abbiamo detto che è l'armonizzazione, quegli archi che ci sono sopra, immaginateli come l'armonizzazione che c'è sopra, come una cupola, come l'archi di un tempio. Quindi se il cuore è turbato, quindi Lucifero, se il cuore ha paura, quindi tu, io lo spiego sempre così, quando c'è Lucifero, come dire, è come scrivere su un foglio di carta unto e bisunto, che è l'elemento luciferico, e tu non scrivi, la coscienza lì non parla, non scrive. La paura invece la carta si accartoccia e sempre non scrivi. Quindi se tu devi essere istruito dallo spirito, devi essere un foglio di carta, bianco, pulito, disteso. Se sei unto, Lucifero non scrive niente. Se sei accartocciato, non scrive. E adesso stiamo vivendo da alcuni decenni il mondo della paura. Perché questo si chiama iniziazione arimanica. Noi stiamo vivendo l'iniziazione arimanica, perché Arimane dà la sua iniziazione attraverso la paura. E più c'è paura, e più la gente, invece che guardare in alto, la massa, cerca, diciamo, fughe dove che le cerca, che le leggo più, mi difendo come posso, e questo... E di fronte a certe problematiche che non hanno risposta, diciamo così, facile, Arimene sussurrerà nell'orecchio o nell'anima di certe persone delle vie di uscita, tipo mi metto 10 cip e l'ho risolta. Capisci? Quella sarà l'uscita per certe anime. Cip, microcip. E qui qualcheduno penserà che sia lì per tecnologia che risolverà il problema. E finisco anche questo. Questo accadrà di sicuro. Tutti noi verrà il momento che saremo cippati. Tutti, perché avrà il momento che non devi neanche fare la spesa, se no. Passo dopo passo arriverà quel momento lì. Un anno, 10 anni, 50 anni non cambia niente. Allora, questo è inevitabile. Chi si è letto qualcosa dello Steiner lo dice chiaramente, l'uomo macchina arriverà. L'uomo macchina arriverà, te lo leggi 3 volte e te ne fai una ragione. Il problema sempre è se l'uomo comanda la macchina o la macchina comanda l'uomo. Questo è il punto. Perché se io comando la macchina, nel senso che quel microchip io lo controllo, non mi crea quello che vorrebbe qualche d'un altro, e riesco a potenziare certe mie facoltà, questo arriverà. Perché? Perché l'uomo dovrà riassorbire in sé il minerale. Il minerale, se c'era quella nota, si passa dall'alimentazione animale a quella vegetale, e in futuro l'uomo mangerà minerali, che già adesso, perché fai la cura del ferro ad esempio, no? O la cura del calcio o qualche altro oligoelemento, microelemento, no? Quindi in realtà li usiamo come medicine, però ti prendi gli spinaci che sono ricchi di ferro, perché sono anche ricchi di grasso, non te lo dicono di grasso, ti dicono che sono ricchi di ferro. Quindi noi già diciamo, siamo in rapporto col mondo minerale, lo saremo molto di più, benissimo, quindi ci passeremo qualche quarzo rosa come dessert, capite? E il passaggio che cos'è? Incominciare che parti morte entrano in noi, chiodi nelle gambe, nei femori, chiodi dappertutto, e peacemaker, guardate quanti ce ne sono già, non fa neanche più notizia, no? Quindi questo sarà inevitabile. Il problema è di arrivarci a quel punto in cui l'uomo controllerà la materia, le macchine. E allora non sarà nessun problema. Ma ci vuole un io. E il sistema con l'iniziazione della paura ti butta fuori l'io.
Quindi il sistema è farti venire paura per tutto, anche andare fuori la sera, per non parlare di guerre o di altro, in modo che il tuo io va a spasso e quindi avremo l'uomo macchina, anzi la macchina che comanda sull'uomo. Questo è una, come dire, una cosa reale che fa parte della cosiddetta controforza. Oppure si lavora col proprio io, non si turba il cuore, non hai paura, e quando arriverà quel giorno, che speriamo lontano, perché siamo, abbiamo una certa tradizione di uomo ancora organico, diciamo, ma quando verrà quel giorno non sarà un problema, perché si lavorerà sul DNA, perché tutto questo per loro è la modifica del DNA dell'uomo, la modifica del DNA dell'uomo che avviene già ad esempio col 5G, con i campi elettromagnetici, con le nanotecnologie, che avviene già con i vaccini. Questo ti modifica il DNA in modo che tu poi diventi asservito alla macchina. Questo è quello che sta accadendo. Bene, tu lavori in modo spirituale, nel tuo DNA lo puoi pulire e si determinerà una terza elica che è direttamente del Cristo. Il Cristo prenderà casa nel nostro DNA e quindi può essere anche il 6G, il 7G, il 20G, perché ci arriveremo e non ti farà niente. Questo che abbiamo davanti. Quindi è inevitabile perché l'uomo deve arrivare a riassorbire il minerale, se no dove sarà la terra alla fine? Quando tutto torna a uno è chiaro che mi devo preparare e questa è la nostra epoca. Non si turbi il vostro cuore, non abbiate paura, perché lui ha detto non ci lascerà soli, perché lui si metterà come terza elica nel nostro DNA e quindi tutti gli accidenti che vogliono modificare il DNA non avranno potestà dentro di noi. Ok? Quindi però bisogna lavorare, altrimenti sei in macchina, perché le macchine vogliono rubarci la volontà. Il pensiero col computer, l'intelligenza artificiale già c'è, capite? Funziona come funziona, però è il pensiero, no? Poi c'è il sentimento, quando dicono la macchina dovrà anche giudicare, lo dicono proprio per la giustizia o la medicina, no? Fare una valutazione e trarre una riga, questo è un giudicare che lo fa l'anima, quindi siamo nel sentire. Non vogliono arrivare alla volontà. Quando arrivano alla volontà l'uomo non c'è più, perché se arriva alla volontà non c'è più l'amore. L'amore, perché non si può dire che una macchina mi ama, no? Non puoi dire, se può essere intelligente, ammesso che sia, ah non dicono ragione però, non dicono la ragione artificiale, dicono l'intelligenza. Bene, questo è il nostro scenario, tranquilli, da qui entro 20 anni questo sarà realtà. Realtà. Bene, cosa fai? O ti prepari prima, o se no dove scappi? Capite che non c'è, è finita l'epoca dello scappare, perché scappare vuol dire aver paura. Se hai paura, sei già fregato. Cioè il Cristo ha detto, io sarò con voi, non vi lascerò soli. Ci ha mandato una valanga di paracliti, solo che noi stiamo ben attenti a non utilizzarli e siamo qui. Bene? Scusa, tu dici che non bisogna fare il proselitismo, che è d'accordo, ma visto che i tempi sono così stretti, come possiamo parlare con le persone che non sono informate? E tu perché sei venuta qui? Lo so, però... No, non lo so, perché sei venuta qui? Qualcuno ti ha fatto proselitismo? No. Sei venuta qui? Beh, io posso parlare con gli altri? Provati, ti perdi un amico, ma parlo. Con la testimonianza, non con le parole. Tu comportati in un certo modo e qualcuno dirà, ah, che matta quella lì, per dire, no? Poi pian pianino però le cose scavano dentro nell'anima e dopo un giorno, un mese, 10 anni vedrai che c'è una risposta, se quello c'è un io, perché sono anche quelli che devono andarsene. Ecco, con la testimonianza, ce l'ha detto in tutti i modi, con la testimonianza. Queste cose ho balbettato a voi, rimanendo presso di voi. E il... Cioè che mi sono perso, dov'è che... 25. 25, scusate. Ah, mi sembrava più avanti.
Ricomincia dal 25, vuol dire che c'era un motivo, dai. 25. Sicuro che la rileggo di nuovo? Sì, okay. Bene, queste leggere. Cose ho balbettato a voi, rimanendo presso di voi. E il Paraclito, lo Spirito, il Santo, che manderà il Padre in nome mio, quello vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi dissi. Pace vi lascio, pace la mia vi do, non come il mondo dà, io do a voi. Non sia turbato il cuor vostro, né si impaurisca. Bene, abbiamo commentato, andiamo avanti. Udiste che io vi dissi, procedo e sto presso di voi. Se mi amaste spiritualmente, senz'altro tripudiereste, perché mi incammino presso il Padre, perché il Padre mio è maggiore di me. E ora ve l'ho detto, prima che divenga, perché quando sarà divenuto siate credenti. Non balbetterò molte cose con voi. Viene infatti il principe del mondo ed in me non ha nulla. Ma affinché abbia in chiarezza il mondo che amo spiritualmente, il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così creo. Ergetevi, partiamo da qui. Ergetevi, partiamo da qui, nell'io. C'è l'unica cosa che ci salverà è l'io, Non state a pensare che sia le potenze, gli amici, i soldi, la banca, il carriera. Sarà tutto spazzato via questo. Queste sono cose del mondo. È l'io. Solo che l'io è attaccato in tutti i modi. In tutti i modi. Prima non è neanche riconosciuto, perché l'io è il fuoco. Abbiamo detto, se tu vai a studiare, a fare la terza media, ti dicono che il fuoco non esiste, no? Esiste la temperatura, che è una caratteristica degli altri tre elementi, ne abbiamo già parlato. Quindi proprio tu non devi neanche avere l'aggancio a quello che è l'io. Ecco, va bene? Siamo nella prova. Ricordatevi che noi siamo quelli buttati fuori dal paradiso terrestre. Non siamo dentro, siamo fuori. Per tornare dentro, se ricordate quando abbiamo fatto il quadrato con l'altro quadrato, ecco, e quello che collegava era Michele, vi ricordate? Ed era l'est, qualcuno ha chiesto dove era l'est. Quello è l'est, dove c'era il cherubino della spada fiammeggiante e roteante. Quindi si passa per quella porta lì. Bene, si passa per la porta di Michele, il volto del Cristo. Allora si torna. E quindi Michele sta agendo, non solo lui, per carità, non solo lui. Ce l'abbiamo fatta? Allora, adesso andiamo. Chissà se riusciamo a leggerlo un po' sul veloce. Andiamo, sempre Giovanni, versetto 18, però il versetto 18 del capitolo 15. Pagina 136. Giovanni 15, 18. L'odio del mondo, il Paraclito, la testimonianza. Se il mondo vi odia, abbiate in chiarezza che me, primo tra voi, ha odiato. L'odio è a rimane, no? L'odio è a rimane. Se foste dal mondo, il mondo amerebbe fraternamente ciò che è proprio, dato che non siete dal mondo, ma io vi elessi dal mondo, per questo il mondo vi odia. A dire che è chiaro chiaro, no? Qualche amico che fa magari carriera e gli dico, sta attento, perché se fai carriera vuol dire che sei nella logica del mondo, perché la logica del mondo è quella. Quindi far carriera, diciamo che è pericoloso. Io una volta amministravo miliardi, quando c'erano le lire, sono andato a fare il giardiniere in comune. Non volevo padroni, non volevo niente, giardiniere. Da miliardi a giardiniere. Ci vuole un po'. Diciamo che in famiglia succede qualcosa, diciamo, no?
Però se fai carriera nel mondo sei dentro in quella logica lì. Quando lo comprendi dici, io vivo con meno, ma con la coscienza a posto. Perché per amministrare miliardi devi fare affari e se sei bravo l'altro devi fregarlo. Non volevo più fare gli affari in quel modo e quindi... Bene. Ricordate il verbo che io vi balbettai. Non è un servo maggiore del suo Signore. Se mi perseguitarono, perseguiteranno anche voi. Se custodirono il mio verbo, custodiranno anche il vostro. Ma tutte queste cose creeranno verso di voi a causa del mio nome, perché non sanno colui che mi mandò. Se non fossi venuto e non avessi balbettato loro, non avrebbero errore, ma ora non hanno scusa del loro errore. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Cioè, dal momento che lo sai, non puoi più dire, no? Perché questo sono 2000 anni che è scritto. E sappiamo tutti leggere. Se non avessi creato in loro i compimenti che nessun altro creò, non avrebbero errore. Ma ora, e hanno visto etericamente, e hanno odiato, e me ed il Padre mio. Ma affinché si giungesse a pienezza il Logos che è scritto nel loro mondo, mi odiarono immeritatamente. Quando sarà giunto il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, quello testimonierà intorno a me. Anche voi testimoniate, perché da principio siete con me. Il popolo eletto. Bene, adesso si può leggere abbastanza tranquillamente, no? Bene, come fare una lezione di una lingua straniera, in 3 giorni abbiamo imparato a leggere qualcosa di una lingua straniera, quindi leggere sul piano esoterico, sul piano spirituale. Allora, questo possiamo leggere, dai 3 righe li leggiamo. Capitolo 16, andiamo avanti. Le persecuzioni. Vi ho balbettato queste cose perché non vi scandalizziate. Vi creeranno infatti fuori sinagoghe, ma viene ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di prestare servizio al Dio. Come era Paolo, no? Saulo, quando era Saulo, no? Lui era un fariseo e disse faccio l'opera buona, ma sono tutti cristiani. Convintissimo. E creeranno a voi queste cose, perché non ebbero chiarezza il Padre né me. Ma vi ho balbettato queste cose, perché quando verrà la loro ora, ricordiate quelle cose che io vi dissi. Queste cose non ve le dissi da principio, perché ero con voi. Bene, quindi essere nel mondo ma non del mondo dovremmo sempre ricordarcelo. Qualche pensierino, qualche d'uno, perché ormai è quasi l'una, qualche pensiero, andiamo. Perché ero con voi si riferisce sempre alla condizione dell'antico sole. Esattamente. Eravamo nel Cristo, non c'era. Per quello si continua a dire posto nel ricordo, no? Perché deve arrivare quel momento, perché dentro di noi c'è. Dov'è l'antico sole in noi? Queste sono le domande. A me piace fare domande, capisci? Io ho tante domande. Come vi ho detto, non avete idea le domande che io ho dentro di me. Dov'è l'antico sole? Nel fegato. Allora tu vai dal medico e ti fa un bel massaggio sull'antico sole. Sull'antico sole abbiamo preso il corpo eterico, ma io vi ho chiesto dov'è l'antico sole in noi. Non vi ho chiesto qual è il ricordo dell'antico sole in noi. No, guardate, la domanda è più difficile. Non sarà mica solo del plesso solare, ci sarà anche.
sistema di Andromeda. E dov'è il futuro, l'antico Saturno in noi? Sì, sì, va bene, ma non sto parlando così. E dov'è allora il futuro Venere in noi? Se io sono a metà, P come passato, F come futuro. Io sono qui come omino e questo è il presente. Siccome sono studiato, io da qui posso vedere qualcosa del passato e qualcosa del futuro. Bene, se la mia coscienza diventa questa, e qua c'è l'omino, capite cosa io vedo? Quindi a un certo punto io vedo, ma vedo non vuol dire vedere, no? Amplio la mia coscienza anche l'antico Saturno, non senza guardarmi dove sta la milza, capite? Allora io ho fatto un tipo di domanda, dov'è o dove trovo l'antico Saturno in me? E il futuro Venere, il futuro Vulcano, dove lo trovo allora? Perché noi siamo un po' pensati, pensiamo un po' al passato, è sempre questo problema del passato, ma io sono sempre a metà. Io sono sempre a metà. Difficile che ce la facciate, eh? Allora sapete che come si fa andare avanti verso il futuro? Con la domanda cosciente, no? Io ho fatto una domanda, adesso voi ve la tenete dentro per un giorno perché non vi rispondo, così quando proverò a dare una risposta sarà la vostra anima, sarà lì come quegli uccellini che aspettano la mamma col verme, capisci? Con la bocca spalancata così e la roba entra. Se io vi do una cosa, un'informazione, che siamo stanchi, perché siamo stanchi, scivola via. Quindi se invece vi pongo la domanda il giorno prima, voi non ci pensate più, ma l'anima, sapete, l'anima vostra continuerà disperatamente come un criceto dentro la gabbietta a dire mi ha fatto quella domanda e non so rispondere, anche se voi non lo farete più, quella continua. E quindi domani avrete una risposta. Capite? La lasciamo sospesa. Sì. La forza della domanda, dovete cominciare a lavorare nella forza, abbiate coraggio di fare domande impossibili. Fare domande impossibili, come diventerò santo, come diventerò santissimo, ecco santissimissimo, fatevi delle domande così per dire come vi potete fare delle domande nel passato. Lo continua a dire, ricordamene meglio, no? Allora, io posso andare indietro e più che vado indietro, quindi la mia coscienza deve ampliarsi, poi uno dice faccio visione retrospettiva, faccio altre cose, e come lavoravo qua nella luna seconda, misteriosamente lavoro nella luna prima, come lavoro nel passato, misteriosamente conoscerò il futuro. Come fa lo Steiner a scrivere cose del futuro? Come fa a parlare del futuro? Come fai a parlare del futuro? Ampli la tua coscienza a un punto tale, voi capite che se la mia coscienza la porto qua su, a un certo punto io ho parallelo alla terra e sono nell'infinito. Questo è, entro nel divino. Come si fa? Come faccio a diventare un angelo? Abbiamo detto che ogni gerarchia sa tutto di tutto, solo che è specializzata. Verrà un momento in cui noi avremo una coscienza così ampliata che saremo paralleli alla terra, usiamo per capirci, ma siamo paralleli al cielo. Quindi siamo sopra e sotto. E diventi anche creatore, magari per sbaglio. Quindi si tratta di ampliare la coscienza. Ma la coscienza che cos'è? L'io che parla dell'anima. Io prendo coscienza. Prendo coscienza, non ci dici ho coscienza. Prendo coscienza di un problema, di una cosa, perché la mia anima si lascia scrivere dall'io, immaginatelo così. E allora torniamo al discorso di prima, se l'anima è unta o è accartocciata, la coscienza non c'è. Ed è quello che stanno facendo. Da una parte ci ungono, perché diciamo gli input della società non sono proprio acqua cristallina, e dall'altra parte ci fanno paura. La tua coscienza si riduce sempre più
e quindi fanno di noi ciò che vogliono, perché non hai discernimento, non hai capacità di valutare, no? Valiti per paura o valiti per egoismo, perché è sempre lì, dalla padella alle braccia, scegli padella o braccia, padella o braccia. Invece ampliando la coscienza, come tutte nelle culture, tutti i regimi politici di qualsiasi colore combattono che cosa? L'uomo libero. È l'uomo libero il pericolo. Prima cosa, ogni partito che va al governo cambia il programma scolastico. E allora la storia diventa così, la storia diventa colà, perché tu il passato non lo devi aver chiaro. Programma di studi, prima cosa. Ma l'antico sole eravamo piani per il corpo di Eva. Sì, ma vedrai che poi arriverà. Domani arriva l'antico sole. Sì, ma quello è il ricordo. Io ho detto dov'è adesso, non ho detto dov'è il ricordo. La coscienza è di solo, non di sogno. Vi do 24 ore, va bene? Adesso andiamo a mangiare.